Presidente, iniziato un secondo mandato, quali sono le sfide della Fondazione? Il secondo mandato va in grande continuità con il primo, del resto i documenti di pianificazione sono stati per l'anno in corso, sono stati definiti lo scorso anno, nel 2021, quindi andiamo in continuità con quelli che sono i progetti che abbiamo in corso. C'è molta carne al fuoco, quindi non è un impegno trascurabile nemmeno riuscire a portare avanti con buoni risultati anche quello che abbiamo in ponte. Uno su tutti è il tema del Sci-Hub, per esempio, sull'intelligenza artificiale, dove si stanno facendo progressi, ci sono nuove imprese che chiedono di partecipare a questa attività. Abbiamo finanziato alcune assegni, borse di studio, Sci-Hub, quindi sta procedendo con grande convinzione, ripeto, perché poi i progetti, oltre a lanciarli, bisogna anche realizzarli, dai progetti bisogna passare alle realizzazioni concrete, questo bisogna lavorarci. Senta, la pandemia e una guerra, per quanto lontana, ma non poi così tanto, in qualche maniera sta influendo su quello che è il tessuto sociale economico di Siena e non solo. Come si inserisce la Fondazione in questo contesto? Ma la Fondazione è molto attenta a questi temi, soprattutto dei bisogni sociali che emergono. Stiamo su questo fronte dell'emergenza ucraina cosiddetta, abbiamo fatto subito un intervento a favore della Caritas per aiutare i profughi che stanno arrivando eventualmente, per esempio dalla Caritas, che è un punto d'osservazione di grandissima, molto acuto, molto i problemi che ci arrivano è che anche tutto il tessuto, tutto il territorio di Siena e della sua provincia, rischiano di entrare in sofferenza, già stanno entrando in sofferenza. Quindi grande attenzione, grande e anche grande disponibilità a venire incontro ai bisogni che si manifesteranno. Questi primi mesi estivi, della primavera avanzata, fanno tutto sommato ben sperare, però sul ritorno di turismo, presenze che si stanno incrementando, però sono primi segnali che hanno bisogno di consolidarsi, speriamo che questo possa andare in questa direzione e che le preoccupazioni non si trasformino in emergenze vere e proprie, però bisogna essere molto attenti e molto pronti eventualmente. Si fa un gran parlare di biotecnopolo, la Fondazione da sempre attentissima al tema delle scienze della vita, come si potrà inserire, se si potrà inserire all'interno di questo grande progetto appunto del biotecnopolo e alla luce anche dell'acquisizione di quello che è l'edificio ex Siena Biotech. Sul biotecnopolo io sono a conoscenza delle cose che riporta la stampa, onestamente, quindi siamo in attesa che nasca, venga licenziato lo statuto di questo nuovo ente, che mi pare sia una grande risorsa per tutto il territorio, il coronamento di un percorso che viene da molto lontano e che quindi potrebbe essere il riconoscimento molto prezioso di una storia di questa comunità. Il biotecnopolo e soprattutto la costituzione del cosiddetto hub antipandemico a Siena, dove ci saranno risorse di grande importanza soprattutto per combattere le eventuali, speriamo di no, ma possibili pandemie successive, dopo quella del Covid. Quindi su questo grande attenzione, abbiamo acquistato l'immobile che a suo tempo era stato costruito per questa finalità, di creare ambienti e laboratori per la ricerca nel campo delle scienze della vita. Vedremo come poterlo
come questo immobile possa entrare in questo progetto del biotecnopolo. Diciamo è prematuro da dire, certo ci è sembrato importante acquisirlo anche in questa prospettiva, naturalmente. Io credo che la storia di questa, della crescita di questo tema delle scienze della vita, anche nel nostro territorio, mi pare insegni un dato importante, cioè quello che Siena non può essere da sola e peccare, di autosufficienza o di autoreferenzialità, peggio ancora. Dobbiamo aprirci, del resto anche Toscana Life Sciences è nata come Toscana Life Sciences e non fu una scelta meditata, non fu una circostanza nel 2005 così perché suonava meglio TLS che anziché Siena Life Sciences. Proprio l'impostazione voleva guardare in quel momento alla Toscana, alla regione, non a caso della Fondazione TLS fanno parte tutte le università della Toscana, oltre a quella di Siena, anche Firenze, Pisa, Sant'Anna, quindi tutti, l'obiettivo era un obiettivo inclusivo. Oggi io credo a maggior ragione, perché la pandemia è un problema mondiale. Le risposte a questo problema mondiale non possono essere localistiche, questo mi pare fin troppo evidente. La scienza in questa stagione della pandemia ci sta lasciando, credo, un grande insegnamento, cioè quello del grande rispetto e della grande valorizzazione su cui dobbiamo investire della scienza, e la scienza di per sé è un qualcosa di inclusivo. Uno scienziato non è geloso delle sue scoperte, no? Cioè il primo obiettivo, credo, se uno scienziato vero, è quello di metterle a disposizione per essere utilizzate, per portare beneficio appunto globale. Quindi credo che su questo dobbiamo proseguire in questo percorso, ripeto, che era il percorso con cui è nata TLS, e essere molto attenti a tutto ciò che il territorio offre e propone. Senta, cambiamo totalmente discorso. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza in primo grado di condanna per gli ex vertici della banca, una sentenza che ha lasciato un po' a bocca aperta tantissime persone. Qual è il suo commento? Anche me ha lasciato molto sconcerto, indubbiamente, una sentenza ribaltata, non lo so, certamente non c'era questo tipo di nell'opinione pubblica, non c'era certamente questa aspettativa. Naturalmente io non do giudizi di nessun tipo, sia perché non ho le competenze, sia perché mi pare di capire per ora non ci siano elementi nemmeno da giudicare. Naturalmente la giustizia si rispetta e avanti, E però qual è la valutazione con il senno di poi di quello che è stato l'accordo transattivo fatto appunto con la banca per le questioni legali? Ma noi in questi 4 anni trascorsi, ne abbiamo fatti di diversi di questi accordi di transattivi, e ci siamo mossi ispirati da due fatti fondamentali. Uno, per quanto mi riguarda, che la Fondazione Montepaschi deve guardare al futuro. Io ritengo che certamente il passato non va scordato, certamente gli errori commessi vanno valutati come tali, come errori, e le eventuali responsabilità che ci sono state vanno perseguite, non è questo. Però nemmeno possiamo, io credo, stare, questo è stato il lavoro che abbiamo fatto nei 4 anni che si sono chiusi, nemmeno possiamo stare a piangerci addosso o a cercare di memorizzare gli errori commessi, appunto, come dicevo. Quindi guardare al futuro, questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, naturalmente molto più tecnico e terra-terra, le indicazioni di come le cause nel tempo si stavano evolvendo, e quindi quello che anche i tecnici, i nostri legali, ci consigliavano nel momento.
Quindi sulla base di questi principi abbiamo agito come abbiamo agito, come è noto, e abbiamo fatto transazioni e riportato nella disponibilità della Fondazione 220 milioni di euro. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, questo io il giudizio lo lascio agli altri. Credo che abbiamo colto una situazione che in quel momento aveva questo tipo di questa offerta, insomma, e noi per quanto mi riguarda, insomma, abbiamo ritenuto opportuno coglierla. Sul futuro vediamo. E in quell'accordo è contenuto anche il patrimonio artistico della banca. Quando potremo vederlo? Ma io spero presto, nel senso che stiamo ragionando con l'amministrazione comunale di Siena e anche con la Fondazione Santa Maria della Scala. Vorremmo, cioè è un accordo, è una componente dell'accordo che abbiamo fatto con la banca alla quale io personalmente credo moltissimo, e devo dire che non è stato nemmeno particolarmente complicato o difficile da ottenere da parte della banca. Ricordo benissimo che la Presidente, la dottoressa Grieco, su questo fu immediatamente disponibile, usò anche un termine, dice, siete certamente più bravi voi a valorizzare il nostro patrimonio di quanto non siamo in grado di farlo noi. Ma le caratteristiche stesse, insomma, cioè la banca di per sé è un soggetto, come dire, che ha difficoltà a mettere a disposizione i propri ambienti e le proprie, per rendere fruibile e godibile il patrimonio. La Fondazione è, diciamo, ha come scopo quello di valorizzare la comunità e il territorio, quindi è semplice. Stiamo lavorando su questo, quindi dicevo, questa componente dell'accordo per me ha una grande importanza. Del resto la ricchezza di opere d'arte che sono in questo territorio è enorme, è grandissima e molto spesso, in molti casi anche non ce ne rendiamo poco conto, e in altrettanti casi molte opere magari rischiano di essere nemmeno mai viste, attaccate magari nella stanza del presidente, del direttore o del non so di che cosa, e rese fruibili solo a pochi intimi, diciamo. Quindi vogliamo provare a rendere fruibili queste cose. Stiamo lavorando, insomma, a un'ipotesi di una mostra sulle opere più belle, più migliori, diciamo, dell'arte senese, a partire dal 1200, diciamo, fino ad arrivare ad anni più recenti. Stiamo ancora lavorando, spero di poter concludere di poter proporre, insomma, diciamo, all'attenzione della città, ma non solo della città, diciamo, questa iniziativa. Ripeto, stiamo lavorando molto alacremente, c'è una grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale in questo senso, e quindi di questo, ecco, penso che proveremo a riuscire a realizzarla concretamente. Quanto è ipotizzabile che il Santa Maria della Scala possa tornare ad accogliere una grande mostra nel giro dei prossimi mesi? Noi cerchiamo di lavorare con molto intensamente. L'obiettivo sarebbe quella di poterla inaugurare nel 2020, già in questo anno, però non, ancora, diciamo, ci sono alcune cose da mettere a posto, e quindi non siamo in grado ancora di fornire diciamo una previsione esatta, ecco, su questo senz'altro no. La ringrazio. Prego, grazie a voi.